Inaugurato questa mattina all'Aquila il raddoppiamento di Viale Corrado IV, in adiacenza con Via Roma. L'evento si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione dell'area, che ha lo scopo di migliorare la viabilità dell'ingresso ovest della città, come ha spiegato l'assessore alle opere pubbliche Alfredo Moroni. Aspettavo questo giorno con ansia ed è il primo traguardo importante di tutta questa opera di miglioramento di un assetto complessivo della viabilità dell'ingresso ovest della città, e quindi in termini infrastrutturali oggi conseguiamo un risultato secondo me straordinario, perché inauguriamo il ripristino tra l'altro del doppio senso di circolazione su un tratto di Viale Corrado IV dopo aver raddoppiato le carreggiate, e nello stesso tempo creiamo le condizioni quindi per un miglioramento in termini sia di mobilità, sia di estetica, sia di presentazione della città per tutti coloro che provengono da questa parte. Io ritengo che questa sia un'opera importante e soprattutto sarà ulteriormente condivisa nel momento in cui il secondo lotto, cioè quello che arriva fino al Motella Miternum, e successivamente dopo l'ultimo lotto che arriva fino alla bretella, che sarà la bretella autostradale, consentiranno una riapertura complessiva e quindi il raggiungimento dell'obiettivo strategico che era stato delineato con il progetto definitivo ed esecutivo. Infatti noi ricreeremo le condizioni per ripristinare il doppio senso di circolazione su tutta quanta la zona, quindi diciamo tutta questa zona, quella di Santa Barbara eccetera, con una grande bretella che in uscita sarà sulla statale 80 e nel reingresso sarà attraverso la 17 bis, per fare in modo che ci sia anche in termini di aggancio tra il primo e il secondo e il terzo lotto ci potrà essere quindi una coerenza e quindi un miglioramento della fluidificazione del traffico. L'assessore si è espresso anche sul cavalcavia di Via Roma, che insieme alla riapertura di Porta Barete costituisce uno dei temi più dibattuti della ricostruzione e della riqualificazione della città. Ci sono ancora le condizioni per poter eliminare il terrapieno di Via Roma e fare in modo che la città si possa presentare con questa nuova veste, una storia che si lega al futuro, quindi il passato legato al futuro, per fare in modo che ci sia poi un'attenzione complessiva su tutta la città e su tutte le cinta murarie, in maniera tale che questo pregio che è Porta Barete si riverberi poi su tutto quanto il complesso delle scelte che verranno fatte.